Time Sport speciale Palermo. Però abbiamo fatto dei passi in avanti, bisogna sempre guardare anche bicchiere mezzo pieno, perché poi, ripeto, l'obiettivo resta sempre arrivare a questi 40 punti, quindi quello che conforta è che abbiamo fatto, penso, due passi in avanti rispetto alla partita col Milan, dove in cui non c'è stata veramente partita. Oggi invece c'è stata una partita, meritavamo sicuramente di pareggiare, e abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo, un buon finale di primo tempo. Abbiamo avuto un pochettino paura all'inizio, perché quando appunto vieni da un 4-0, vai sotto dopo 3 minuti, è subentrata magari un pochettino di timore all'inizio, un pochettino di incertezza, quindi abbiamo sbagliato più appoggi del solito. Però è una squadra che, ripeto, è un gruppo forte, siamo caduti tante volte, ci siamo sempre rialzati e sarà così anche questa volta. Ripeto, un pochettino di timore all'inizio e andare sotto, insomma, credo che sia stata una cosa che ci abbiamo messo un po' di tempo ad assimilarla, perché poi il secondo tempo la squadra, ripeto, ha reagito, anche nella fine del primo tempo abbiamo avuto più occasione, abbiamo fatto la partita, credo che non ci possa rimproverare niente dal punto di vista dell'impegno, abbiamo corso fino alla fine, abbiamo dato veramente il massimo, e anche un pizzico di fortuna, 2 o 3 volte la palla lì alla fine sulla linea di porta, 2 interventi, è stato bravissimo anche Lobont in un paio di occasioni, quindi insomma credo che insomma pareggio fosse il risultato più giusto, non ci siamo riusciti e dobbiamo ripartire dalla prestazione. Time Sport speciale Palermo.